Cominciamo con non perdere tempo. Vi dico quello che nella mia palestra non può esistere. So let's start with things that can't happen in my gym. Allora, nella mia palestra non esiste lo stretching, che tra l'altro l'ho messo tra virgolette perché quello che si fa di solito non è stretching. È una specie di attività sociale in cui si fanno delle posizioni che non servono neanche a quello che dovrebbe essere lo scopo. Allora, questo stretching tra virgolette durante il riscaldamento non esiste. Non si lanciano palloni. Qualcuno mi deve, uno molto bravo, mi deve spiegare in che modo fare questo gesto, che per la spalla tra l'altro è il peggiore di tutti, è riscaldante rispetto all'attacco. Non si schiacciano palloni per terra, non si fanno palleggio e bagger a coppie e non si difende sulla testa dell'attaccante, cioè quando si fa palla a coppie, attacco e difesa forte, io difendo e metto la palla sulla testa di chi mi ha attaccato il pallone. So the things that are prohibited are to stretch, in the warm up, like to tosses, like throw the ball, because it says that it's a movement, it's something that doesn't really warm up your arm for what is going to be the attack. No effort, and defensive wise, there's no digging on the head of your companion or partner, because that's not what happens in the game. I want to maybe defend up high. Prossima slide. Non voglio aprire una grande digressione sullo stretching, dopo una pellice per chi è interessato. Comunque lo stato dell'arte è questo. Centinaia di studi scientifici non dimostrano nessun effetto dello stretching, prossima, nessun effetto dello stretching nel prevenire infortuni o dolori muscolari. Nessuno. Anzi, casomai il discorso è che lo stretching è un'attività disattivante. C'è un'attività che non mi prepara a prestazioni esplosive.